si è svolta giovedì 18 marzo 2021 presso la casa di riposo Villa Regina in Santa Marinella, Roma, la cerimonia che ha visto i festeggiamenti per il compimento di 100 anni di Suor Maria Plautilla de Vivo di Maratea. La madre superiora di Villa Regina, Suor Maria Chiarina Passarelli, di Rofrano, in provincia di Salerno, ha fortemente voluto questa festa in onore della consorella. Era il minimo che si potesse fare per ringraziare Suor Maria Plautilla per tutto quello che ha fatto durante la sua missione come umile servitrice di Nostro Signore Gesù Cristo. Questo è quanto ha riferito al telefono ai familiari il giorno della festa. Annunziata de Vivo, questo il nome di battesimo, meglio conosciuta in paese come Nunziatina, nasce il 18 marzo 1921 a Maratea. Trascorre la propria infanzia e la propria adolescenza nella frazione Porto, figlia di Antonietta Granata e di Eugenio de Vivo, pescatore del Porto, soprannominato Uguaguà, e la prima di quattro sorelle. Presa fin da piccola dalla sua vocazione verso Dio, decide di farsi suora all'età di 17 anni. Questa sua scelta sarà in seguito emulata anche dalla sorella Francesca, di 6 anni più giovane, che dopo i voti diventerà Suor Maria Letizia de Vivo. Purtroppo nel 2005 una malattia degenerativa, la stessa che nello stesso periodo colpì anche Papa Giovanni Paolo II, ne ha cagionato la dipartita. Suor Maria Plautilla de Vivo, come anche sua sorella, fa parte della congregazione Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario, lo stesso ordine presente sul territorio marateota. Dopo qualche anno trascorso in Sicilia, dal 1938 al 1942, Suor Maria Plautilla viene mandata a fare la propria missione presso l'ospedale Cristo Re a Roma, nel periodo dove la Seconda Guerra Mondiale causava anche morti tra i civili nella stessa capitale. Resterà a Roma al Cristo Re a lavorare come responsabile nella mensa e nella cucina del nosocomio per ben 65 anni. Terminerà quindi la propria missione al servizio degli altri all'età di 86 anni, davvero una vita condotta al servizio degli ammalati e dei loro sanitari senza risparmio, che iniziava fin dalle prime luci dell'alba e terminava a tarda sera. Da 14 anni si è trasferita vicino al mare e lì conduce, grazie all'affetto e al bene delle sue consorelle, una serena vita di meditazione e di riposo. Dalla sua camera ammira quel mare che un tempo le fu madre e quell'infinito che un domani le sarà padre. Un secolo dedicato al Signore ed al prossimo, una vita umile, lontana dai riflettori, piena di fede, speranza e carità. Ad omaggiare Suor Maria Plautilla, oltre alla madre generale della congregazione Suor Maria Virginia Lamaida, era presente anche il sindaco di Santa Marinella, l'avvocato Pietro Tidei, già onorevole della Repubblica, ed il vescovo della diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina, La Storta, via del Cenacolo, Roma, Monsignor Gino Reali. Allora, noi le facciamo tanti e tanti auguri per i suoi 100 anni, ben portati tra l'altro, e speriamo che anche loro che sono qui possano arrivare a questa veneranda età. Quindi auguri. Io non posso partecipare alla messa perché devo andare a Roma, però faccio tanti auguri a voi, ma anche a tutte le sorelle, consorelle che sono qui, perché penso che, tra l'altro, io conosco un po' questa zona, è una zona molto bella, molto pulita tra l'altro, e soprattutto dove chi sta qui dentro viene trattato con amore e con affetto, e questa è la cosa anche. Noi siamo grati a lei perché si fa presente in tutte le circostanze solenne, sia Pasqua, Natale, nelle varie, ogni tanto viene qualcuno a nome suo, fornisce. Abbiamo mandato i viveri, vi abbiamo mandato, vi arrivano, sì. Grazie, sì. Ah, perfetto. La ringraziamo di cuore e poi se abbiamo bisogno ci rivolgiamo con sempre, sempre lo volete fare. Va bene?
Grazie. Ok, arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo al compleanno dell'anno prossimo. Grazie. Va bene. Benissimo. Grazie. Purtroppo lo stato emergenziale del momento non ha consentito ai nipoti di raggiungere Santa Marinella. In ogni caso, Maria Antonella e Giuseppe Labanca, figli della sorella Anna, sono vicini col cuore alla loro cara zia. È stato un esempio di amore incondizionato verso il prossimo, un continuo prestarsi disinteressato e caritatevole verso tutte le persone che con lei si sono relazionate. A Suor Maria Plautilla, tantissimi auguri da tutti noi.